La settimana scorsa i mercati sono crollati e noi ci siamo portati a casa più di 700 euro con un paio di operazioni. Proprio ieri sera in uno dei miei laboratori di investimento condividevo in diretta con gli investitori che mi seguono quanto i nostri portafogli abbiano resistito al crollo dei mercati della settimana scorsa e soprattutto quanto abbia resistito la nostra psicologia, quanto siamo stati tranquilli di fronte a quel crollo che ha spaventato tutto il mondo. Il motivo fondamentalmente è legato a due fattori: in primo il modo in cui noi ci procuriamo le informazioni e il secondo il modo in cui allochiamo le nostre risorse all'interno del nostro portafoglio. In primo luogo, invece di dipendere dalle notizie che vengono diffuse dai giornali, dalle televisioni, che non vedono l'ora che avvenga una situazione del genere, finalmente per poter gridare alla catastrofe, diffondendo, aiutando a diffondere proprio la paura sui mercati. Viceversa, quello che facciamo noi è andare a recuperare le informazioni alla fonte, in modo semplice, in modo gratuito. Ci sono dei siti all'interno dei quali è possibile rendersi conto da soli di quale sia lo stato di salute dell'economia. E quando osservi l'economia americana e vedi che i consumi crescono, la produzione cresce, la disoccupazione è ai minimi storici, che è appena stata varata una legge per sgravare le aziende fiscalmente, che c'è solo una questione tecnica legata all'aumento dei tassi di interesse, di fatto non è necessario ascoltare nessuno per rendersi conto che l'economia americana gode di ottima salute. La seconda cosa importante, come dicevo un istante fa, riguarda proprio il modo in cui allochiamo le nostre risorse. E ieri condividevo proprio con gli investitori che mi seguono come io sia passato attraverso tutte le fasi, no? Durante la mia carriera di investitore autonomo. La prima di queste fasi io la chiamo quella dell'investitore casuale. Infatti in un primo periodo io investivo appunto a caso e soprattutto basandomi su qualche dritta che mi piovesse dal cielo, puntando una volta sulla crescita delle azioni magari dell'Unicredit e cavalcando un'altra volta la crescita dei prezzi del petrolio. Purtroppo però poi quando questi settori o queste aziende avevano dei crolli, io perdevo una batosta sull'intero capitale investito. Conseguentemente capii che non era il caso di puntare su un unico cavallo e iniziò la seconda fase della mia carriera, nella quale appunto cominciai a mettere le uova non tutte nello stesso paniere. In quell'occasione imparai una parola magica che è diversificazione e scoprii uno degli strumenti più potenti a disposizione dell'investitore autonomo, dell'investitore in generale, che è l'ETF, uno strumento grazie al quale era possibile investire su un intero mercato. Ad esempio è possibile comprarsi con un unico strumento tutte le 500 aziende del mercato americano. Fantastico, non era più una banca, un settore, una materia prima, ma addirittura un intero mercato. Purtroppo però poi arrivò il 2008 e lì scoprì che anche un intero mercato poteva perdere il 50% in pochissimi giorni. Così finalmente entrai in quella che io considero la mia terza fase dell'investitore autonomo, nella quale ho capito che non è sufficiente limitarsi a diversificare, ma è fondamentale anche proteggere e bilanciare il proprio portafoglio. Infatti il modo in cui condivido la mia operatività con gli investitori che mi seguono è una distribuzione delle risorse all'interno del mio portafoglio basate su diversi criteri. Sicuramente c'è la direzionalità: compriamo aspettando che gli strumenti poi diventino più costosi, quindi rivendendo come siamo abituati a fare, no? Più caro di quando abbiamo comprato. Ma esistono altri modi di investire e bilanciare appunto il portafoglio, per esempio investendo in valute rifugio come lo yen, come il franco svizzero, che sono notoriamente che si muovono notoriamente al contrario di come si muovono i mercati. E un altro modo incredibile di utilizzare le proprie risorse è quello di puntare per esempio sulla stagionalità, che è un fenomeno totalmente scorrelato dall'andamento di qualsiasi mercato finanziario. Quindi, come al solito, quando dico che per investire, per avere dei buoni risultati, è necessario analizzare prima di premere compra e vendi, sostanzialmente mi riferisco all'importanza di capire come filtrare le informazioni giuste per fare le mosse giuste. Ti aspetto al prossimo video. Ciao!